Carissimi, questo dovrebbe essere il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Scusatemi, oggi non riesco proprio a fare una frase di senso compiuto bene senza impappinarmi, non ce la faccio. L'ultima volta ci siamo inoltrati fino alla foresta bianca, che è questo grande quadrato verde pieno così di begli alberi con le foglie che vedete che volano al vento. Abbiamo affrontato quei due alleatori in croce che stavano qui dentro, e ora dobbiamo dirigerci al percorso 14 per trovare l'ultimo dei sei saggi che mi resta da trovare per completare la missione della caccia ai sette saggi del Team Plasma. Sì, sono sei, però in realtà sono sette perché bisogna contare anche Getty. Sì, in ogni caso sono sei quelli da trovare. E intanto io comincio un attimo a cercare una cosa. Allora, voglio cercare dove si trova l'MT che insegna la mossa ritorno ai Pokémon. Vediamo un po' apprendimento. MT27. Allora, vediamo un po'. Perché, come ho già sottolineato nello scorso episodio, voglio insegnare la mossa ritorno per quando faremo la Metrolotta ai Dragon, che è uno dei Pokémon che utilizzerò nella quinta generazione. Ah, si può acquistare nel centro Pokémon di Shiokopoli, davvero? Quasi quasi, ragazzi, faccio un salto veloce. Aspettate un attimo, faccio un salto veloce così non me lo dimentico. Poi dopo, per riprendere la nostra avventura, vedremo di usare di nuovo volo per ritornare qua. Qui c'è un centro Pokémon, quindi vediamo un po'. Allora, qui a Scioccopoli ci stanno le... C'è l'MT ritorno? Ditemi di sì, signori, la voglio. Qui vediamo macchine tecniche, perfetto. Eccola qua, ritorno. Costa 10.000, io ho 65.000. Mossa che diventa tanto più potente quanto maggiore il grado di affezione del Pokémon. Ecco perché la voglio, signori. Voglio dare come ciliegina sulla torta la mossa ritorno, che è la mossa che rappresenta l'amore che il proprio Pokémon ha verso di te. Al Pokémon che fino ad adesso è sembrata essere l'apoteosi di tutto il contrario, perché il suo proprietario è la persona più terrificante di questo mondo dei Pokémon. Perciò mettiamo un attimo Zekrom giù nei box. Prendiamo qui la MT27 ed insegniamo finalmente qui ritorno al mio adorato dragone. Ecco fatto. Proprio io il ritorno lo insegno in gergo proprio per dire, per fare, per il ritorno lo possono imparare tutti quanti, ma io lo voglio insegnare di Dragon proprio perché proprio rappresenta, voglio fare una cosa proprio che farebbe opposta a quello che farebbe lui. Tanto guardate le mosse belle che ho insegnato in Draco. Gli ho insegnato surf, volo, poi terremoto e per finire gran voce. Vai, ovviamente gliene insegniamo al posto di gran voce. Cioè, non gliele insegno perché poi dopo alla Meteorotto ci sarà qualcuno debole al tipo normale, perché nessuno è debole al tipo normale. Gliele insegno solamente perché io di Draco voglio insegnare ritorno. E poi voglio che questa mossa faccia un botto di danni, perché voglio che il mio Pokémon mi voglia bene. Voglio far vedere che il mio Pokémon mi vuole bene. Quindi, vai, insegna ritorno ai Dragon e un bel vaffanculo a Getis. Perfetto. Adesso ve lo spiego. Dovete sapere che, breve, breve, breve spoiler, a Pokémon Nero 2 e Bianco 2, in Pokémon Nero 2 e Bianco 2, spoilerino piccolino, Getis c'ha ancora i suoi Dragon e conosce frustrazione, questi Dragon. Questa frustrazione ha la potenza massima. Frustrazione è la mossa opposta a ritorno. Questo significa che il Polydreigon di Getis lo odia a morte.
Insegnando invece, se io insegno, quindi se io insegno ad un ideago la mossa ritorno, e poi questo ideago mi vuole molto bene, quindi è proprio affezionato con me a livello massimo, sto facendo proprio una bella frecciata. Sto lanciando una bella frecciata a quel cacchio di demonio. E quindi sì, volevo fare questa cosa carina. La sfrutterò più non posso sta mossa. La sfrutterò più non posso questa mossa quando arriveremo a Meteolotta, ve lo dico. La prima scende in campo, poi sarà sempre Vanessa, perché un po' di protagonismo ne deve godere lei, che cavolacci, è stata sempre l'ultima della squadra durante la modalità storia, letteralmente. Però il secondo Pokémon che giocherò sarà Hidiaigon, e con Hidiaigon, quella volta che non ci sarà un Pokémon debole a quelle due, a quelle tre mosse che ha, allora ritorno. Facciamo vedere la forza dell'amicizia. Proprio la ritorno e l'apoteosi dell'amicizia fatta mossa, in tutti i sensi. Frustrazione invece è l'odio fatta mossa. Se cerchi di relax in mezzo alla natura, la foresta bianca ti dà il benvenuto. Nella foresta bianca la natura è rigogliosa, è un vero spettacolo. Pokémon ed esseri umani vi abitano nella tranquillità più assoluta. Bene, adesso però mi interessa fare il percorso 14. Perché nel percorso 14 oggi, ragazzi, c'è nebbia ovunque, vedo, Percorso 14. Fatta allenatrice, vai, momento di combattere un po'. Qui c'è l'ultimo saggio, ragazzi. Perché allenatori e Pokémon stanno insieme? Tu lo sai per caso? Perché ci vogliono bene. Laura, tu perché stai insieme ai Pokémon? Secondo me, se riesci a rispondere a questa domanda, riesci benissimo a rispondere anche al quesito che mi hai fatto. Livello 68 ci vanno pesantini, Comincia a darci pesante gli allenatori. Bullo. Che due scatole sta mossa. C'ho delle baccacchi per fortuna. C'ho delle baccacchi. Ne ho tre. Vai Simon, mangia questa bacca. Che cura dalla confusione. Perfetto. Corpo scontro. Vai, prendi foglia. Adesso che mi hai aumentato l'attacco, mi spiace, ma sei ufficialmente KO. Pugla è comunque un Pokémon di quarta, se non ricordo male. Livello 71. Oh, Espeon, Pokémon di seconda generazione, evoluzione di tipo psico del carissimo Eevee. Controparte di Umbreon. Letteralmente, perché uno si evolve quando il Pokémon ti vuole bene e sai di livello di giorno, un altro si evolve quando ti vuole per la stessa cosa, ma di notte. Se sai di livello di notte. Aiuto divinazione. Lapras è l'ultimo. Cacchio, mi dimentico sempre cosa è debole un Lapras. Dovrebbe essere debole al tuono, essendo un tipo acqua, perché è un tipo acqua ghiaccio, quindi non mi ricordo mai se è debole all'acqua. Comunque io, per andare sul sicuro, scateno l'incro tuono di Zekrom, che tra l'altro c'ha, ecco, il Terra Volt attivo, che potenziamo sì tipo elettrico, ricordo. Vai, incro tuono. Vai, devastalo! O devastala, è una femmina o un maschio. Devastala! Sì! E ci salviamo così dalla divinazione. Livello 72 per Beatrice intanto. Condivido con i Pokémon la tristezza della sconfitta. Come l'ho letto. Con i Pokémon accanto la felicità raddoppia e la tristezza si dimezza. Cos'è questo? Consigli utili, puoi gestire fino ad un massimo di 24 box. Questo significa che puoi depositare fino a 720 Pokémon, capito? Lì c'è l'erba alta. Secondo me c'è qualcosa qui nell'erba alta. Un attimo che mi gioco il repellente, se si è spento, tra virgolette, se è finito l'effetto, si era finito. Perché se me lo fa spruzzare vuol dire che era finito. Allora, lì c'è un allenatore che vorrei affrontare. Si può affrontare? C'è un fiume. Posso raggiungerlo solo con surf, vedo. Volevo aspettare un attimo ad affrontare la sua girata, va bene. Sei la 99esima persona che passa di qui, lottiamo. Mica, dai, contatte tutte. Parte la sfida di Mimma.
che manda in campo un Numel, il cammello della terza generazione. Ce l'ho bene in mente. Quindi Paolino, è il tuo momento. È anche il momento di pulire lo schermo. Guarda qui che sputo. Voi non lo vedevate per fortuna, ma avevo sputtazzato prima sullo schermo del tablet. Ah, perché me ne esco con queste boia cavolate? Perché quando poi gioco a Nintendo Switch succede sempre questo? Sa perché sono vicina neanche di un metro al tablet? Mima battuta. Grazie, così adesso siamo amici. Dimmi quando passa la centesima. Sono curioso di sapere di chi si tratta. Non sarebbe bello se si potesse salutare chiunque qualsiasi parte del mondo dicendo ciao, lottiamo? Ciao, va bene. Lottiamo, non so se è la persona che incontri vuoi lottare. Se cambi il tuo titolo nella scheda della tua, il campionato sarà riflesso sia nella sala contatto che nel log contatti. Puoi modificare anche la tua frase preferita se ti va. Là, vedi, qua c'è la cascata da ghissa lì, ecco perché. Due allenatori, che quindi quell'allenatore là non si può raggiungere senza la cascata. Dalla mossa cascata, due allenatori che lottano su un ponte, il soggetto ideale per un quadro. Cosa sei? Allora, sei un karateka o sei un pittore? Domanda, sei un cintura nera o sei un pittore? Darian, questo vuole anche essere un pittore. Prime, attenzione, proprio prima, proprio la gabbia in formato scimmia. Vabbè, sapete tutti come bisogna comportarsi con tutti i pilota. Lanciare il proprio uccello in campo, anche se non suona molto bella come frase. E poi, ecco fatto, usare volo e devastarlo, soprattutto quando gli si è appena ridotta la difesa. Secondo me con quella difesa diminuito lo stendo. Sì, infatti, l'ho steso. Madonna, che è successo? Scrafty, continua. Stessa strategia, proprio la strategia dei bimbi questa. Volo e via. Ricordo che da bambina per me era un mito questa mossa, perché per me è proprio tipo una figura mitologica, l'abilità, la mossa volo, per me è imbattibile come mossa. Fantastico, mi ha confuso. Oddio, sto per fare 100 pugni. No! Ah! Ok. Cavolo, ci avesse avuto il tempo, il turno, per fare quello che volevo fare, maledizione. Invece non ce l'ho fatta. Polifugia! Ultima evoluzione, mi sembra di ricordare, di Poliwig. Sì! Essendo anche un tipo acqua, ciò che ho lanciato in campo il mio dragon nero del tuono, perché qua adesso lo fulminiamo per bene. Mica, nessuno sopravvive. Nessuno sopravvive in mio tuono! Pensate, a potenza 140 normalmente, col terra votativo secondo me arriva a 150 di potenza. Non sono io che ho perso ad essere debole. Sei tu che hai vinto ad essere forte. Non sei tu ad essere debole, sono io che sono forte. Va bene, solita roba. Un allenatore attende il crepuscolo sul ponte dopo una sconfitta. Il soggetto ideale per un quadro. Va bene, lui in realtà, ragazzi, vuole essere un artista. Allora, vai, usiamo cascata. Vabbè, non potevo. Dovevo per forza usare la cascata per dirigere di qui. Ok, perfetto. Qui c'è un'altra cascata. Tergopanno. Ah, penso di aver capito qual è. Deve essere l'oggetto che scaccia i Pokémon selvatici. Io vado anche di qua, però. Io ci vado. Signori, troppe cascate. Pieno di così di colline con le cascate. Ricerca strumenti. Accendilo qui, ecco fatto. Accendi ricerca strumenti. Non sia mai che dentro ci sia qualche cosa di nascosto. Ecco, comunque l'ultimo stagio sta in cima a queste cascate. Non so quale, lo troveremo un giorno.
Eccolo qua, l'ultimo, eccolo qui. Ehi là! Giano, allenatore, grazie alla tua forza hai raggiunto la torre dello spia. Hai trasmesso i tuoi sentimenti a Zekrom? Si dice che la vera amicizia non conosca distanze. Se hai la fortuna di avere una persona cara che ti capisce, la sentirei sempre vicina, anche se dovesse trovarsi agli antipodi dell'universo. Tra te e i tuoi Pokémon c'è una grande intesa, proprio come quella che lega N ai Pokémon. Per questo voglio farti un dono. Oh, grazie. Gran fisico. Non me ne faccio niente, però mi hanno regalato tutti quanti i mostri di stato, quindi. La leggenda della fondazione di Unima narra le vicende di Pokémon e di esseri umani uniti per cambiare il mondo. Il messaggio è semplice, ma carico di forza. Se è vero che gli eroi possono cambiare il mondo, è anche vero che chiunque può diventare un eroe. Infatti, i cambiamenti avvengono per merito dei singoli individui. Allora, per quanto riguarda il Team Plasma, contiene tutto a me. Ok, sì, è ritornato per l'occhio con le frasi a stampino. Cosa importa ormai? Il Team Plasma ha cambiato me, ma non è riuscito a cambiare il mondo. Sono curioso di vedere cosa sarete capaci di fare voi. Grazie. Senti, Giada, ho un'informazione da darti. Mi è giunta voce che una persona dalle sembianze di N è stata avvistata in un luogo molto lontano da qui, in compagnia di un Pokémon di Davvero? Io vado ad accertarmi della veridicità dell'informazione. Ciao, spero di rivederti presto. No, dove? Dove? In un luogo lontano da qui, tipo N, ma chi è? Non mi avete detto il luogo, però, dove cazzo vado? Raga, forse se vado alla Torre Dagospia? I miei Pokémon si sono irrobustiti grazie a danni di scalate. Guarda, li faccio conoscere. Ragazzi, no, io devo scoprire sta roba. Ragazzi, Spiraga, aspetta. Mi sa, ragazzi, che la località di Spiraga la vediamo quando ci arriveremo tramite i percorsi da Boreduopoli in poi. No, ma che è sta roba? Non pensavo, ragazzi, da qui in poi la missione secondaria per me è ignota. Non so cosa possa succedere. Un luogo lontano da qui, tenendo conto che siamo ragazzi a est di Unima. Forse il luogo remoto è la Torre Dagospia, che sta ad ovest, all'estremo ovest. Geograficamente, in effetti, è lontana. Raga, io provo ad andare lì, è l'unico posto che mi viene da pensare parlando di N e Reshiram. Perché la Torre Dagospia è dove. Pyroswain, intanto. Pyroswain, che è un tipo ghiaccio, e quindi. Team. Mi viene da pensare solo quello di N. Reshiram come luogo remoto, perché fu in cima al torre che N incontrò Reshiram, che lo risvegliò. Non mi viene in mente altro luogo, ragazzi, mi viene in mente solo quello. No, ragazzi, sono curiosissimo, io devo andare a vedere se c'è la possibilità di reincontrare Probopass, che cos'è? È un tipo roccia, se non ricordo male. Continua a lottare. Ah, era questo, sì. È debole anche all'acqua, ricordo questo. Ma forse con tipo forse riesco a batterlo lo stesso con un colpo basso. È super efficace. E si vince. Non si vince, ma ho detto vigore. Punta paralizza. Punta paralizzami. Vai, lo so che ce la puoi fare. Non ce la fa. Che due scatole. Ragazzi, no, io devo, ripeto per l'ennesima volta, devo andare a vedere dopo aver affrontato queste ultime due lotte del percorso cosa succede. Devo scoprirlo. Secondo me, se vado in cima alla Torre Dagospia succede qualcosa. Non mi hanno fatto esplorare niente in cima alla torre quando ci andai perché c'era la cutscene. Quindi se ci torno secondo me avviene qualcosa. Mamma mia ragazzi, sono in hype. Patrick battuto di tanto. Sconfitto, piango mai di lacrime. Ah. No, ok. No, 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 non imito il pianto. La mossa cascata ti permette di risalire le cascate. Non c'è nessuna mossa montagna però. Invece esiste la mossa scala roccia. Scala roccia da quanto so ti permette di scalare appunto le pareti scoscese. Si scende. No, scusatemi. Oh, un Buizel! Una Buizel! Di quarta generazione, se non sbaglio, fuggi! Non mi interessa per niente, ragazzi, catturare i Pokémon delle vecchie generazioni, perché se il mio obiettivo fosse quello di catturare tutti i Pokémon, inclusi quelli. Che posto è questo? Tempio Abbondanza! Ah, il tempio di Landorus! Il terzo membro del trio Meteo!
Bello. C'è pieno di accordi. Lanciafiamme. Sì, lanciafiamme. La devo insegnare a qualcuno. Questa regione è protetta dall'Aldorus, che assicura terreni fertili e abbondanti raccolti. Vai anche tu al tempio a poggiare il tuo saluto. Ho visto che c'è un bambino che gira, non vorrei che fosse un allenatore. Ragazzi, il tempio della... No, ragazzi, devo... No, aspetta. Il tempio aspetta. Il tempio aspetta. Io ho da affrontare un fatto allenatore per andare... E poi ho da dirigermi alla torre. Dopo facciamo un volo veloce a Ponentopoli... Ah no, Mistralopoli, anzi, poi da lì andiamo dritti alla torre. Ragazzi, una persona in groppa ad un drago non può che essere N, ragazzi, è lui per forza. Se continua a lottare fino alla vittoria è possibile che perda. Non dirlo. Vai, Epsol. Livello 68 per... Questo è tosto. Allora, qui intanto questo fantaleato ha tre Pokémon. Oddio, ultimo canto. Tutti i Pokémon che hanno sentito sta melodia moriranno, sveniranno tra 3 turni. Sarà meglio che mi sbrighi. Psicotaglio, ci mancava solo questa. No! Ok, vai. Perfetto, praticamente a sentenza l'ultimo canto. Meno 2, Dodrio, 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 Dodrio. Vai, cambia Pokémon. Mandi in campo Beatrice. Ecco, adesso siamo tutti al sicuro. Adesso siamo tutti quanti al sicuro da ultimo canto perché sarebbero svenuti con l'ultimo canto Team e l'Absol. Però siccome ho fatto rientrare Team, non potrà svenirmi. Allora, Wolgain, 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 Wolgain. Non mi ricordavo chi fosse, salve. Fulmine, vai. Molto meglio Fulmine di Spruzzolampo, ragazzi. Niente contraccolpi dell'elo. Non l'ho one-shottato, però bello. Perfetto, 4557 punti esperienza, porca vacca. Vanni battuto, io non mi offendo, cioè non mi arrendo. Ok. Vai, adesso abbiamo battuto tutti. Vai, Mistralopoli. Vai, raga, chiudiamo l'episodio. Dopo aver visto cosa succede in cima alla torre, se effettivamente il luogo remoto è questo che vi è venuto in mente. Allora, innanzitutto vediamo qui. Perfetto. Salva, ragazzi, sono agitata. Tanto c'ho 54 ore di gioco e 11 minuti in totale. In totale dall'inizio del gameplay abbiamo fatto 54 ore contando naturalmente anche potenziamento off camera e roba varia. Vai, tu sempre dritto. Vai, piove, ha dirotto. Vieni nella torre, dove non si può usare la bici, sti cavoli. Ah, che bella sta musica. Ah, l'ultima volta è vero, me l'ho giocata qui forza. Ecco, per fare il passaggio veloce. Però poi ci saremo comunque tornati qui dentro. Me lo stavo dimenticando, però era logico che prima o poi un giorno ci saresti dovuto tornare perché... Magari c'erano delle robe che non avevi visto, tipo per appunto all'ultimo piano. L'effetto delle parate è finito, sti cavoli, non penso che ci siano Pokémon, vero?
Qui c'hanno, se vi ricordate, tutte le reclute del Team Plasma, tutti i seguaci. Che ci avevano rotto le scatole. Di Pokémon però non ce n'erano assolutamente, non c'era l'ombra di nessun Pokémon, ricordo. Allora, qui dobbiamo fare tutto il giro, va bene. Tep, tep. Troppo bello questo suono, tep, tep. Allora, raga, c'ho paura. Dovrebbe essere qui l'ultimo piano. Non mi ricordo. Vediamo un po' cosa succede. Ok, qui c'è la musica di quando arriviamo qui. No, non c'è niente. Qui c'è strumenti, un fico secco. No, non c'è niente, ragazzi. Ok. Sta musica mi inquieta. Andiamocene da qui. Come potrebbe essere, ragazzi, un altro luogo remoto? Torre Cielo, forse. Però mi sembra strano. O la Lega Pokémon. O addirittura la Lega Pokémon. Montevite, percorso 9, Borre Duopoli, Via Vittoria. Non può essere di nuovo la Lega Pokémon. Roteole mi sa ancora con il luogo più remoto alla Torre d'Agospia. Però a Roteole ci stanno le Meteore. Che cazzo ci va a fare uno col drago leggendario? Vai a Spiraglia. Ragazzi, non ho sinceramente capito. Sapete che vi dico? Io vi dico che. Andiamo a Borre Duopoli. Mi cancello tra la lista delle cose da fare l'extra dei sette saggi perché l'abbiamo completato. Vado a vedere magari cosa si può fare dopo aver trovato i sei saggi. Magari trovo qualcosa che mi dice qual è quel luogo remoto. Aspetta un attimo. Aspettate un attimo, ragazzi, quando dietro le quinte, cosa succede dopo che hai trovato i sei saggi? Aspettate, sono qui dietro le quinte, sto cercando una guida che possa dirmi. Allora. Aspettate, sto facendo le mie ricerche. Ah no, niente. Signori dicono da tutte le parti, a quanto pare, che dopo aver trovato i sei saggi, effettivamente N non si possa più trovare. Effettivamente non avrebbe avuto senso dal punto di vista logico, perché se ci pensate al finale del gioco N ci avrà detto addio, quindi a livello logico non lo puoi trovare più nel post game. Oh beh.
Forse lo scopriranno nei sequel se effettivamente quella persona che avevano intravisto era Anne o Beno. Noi intanto non è dato sapere se quello che è stato avvistato era effettivamente Anne con Resham o meno. In ogni caso, fermiamo l'episodio qui. Nel prossimo episodio andiamo ad esplorare i percorsi a partire da Boreduopoli. Ora non mi ricordo, ora vabbè, se avrò finito di esplorare o meno il percorso 14, lo scopriremo quando ci ritorneremo dalla località di Spirale. Intanto ci vediamo domani.